No, sì, signorina Margherita, signora, sì, signorina, sì. Signora Margherita, sì, la signora Margherita, vi ho presentato la mia signora, Nostra Signora dei Turchi, di Carmelo Bene, dalla messa in scena al Teatro delle Arti di Roma dell'ottobre 1973. Adattamento e regia radiofonica di Piero Panza. Signorina! Vi ho presentato la mia signora. Così lo fa chiuso io alle ultime sere, sai? Lo chiudevo sempre così. Sì, lo so, l'ho visto. Vi ho presentato la mia... L'ho visto. No, ma è bello chiudere anche radiofonicamente. La prima, se no, signorina, è... Vabbè, così ce l'hai in diretta. Sai cosa mi manca ancora? No, madonna, che ti manca? Mi manca una precisazione sui tutti. C'è tutta la descrizione dell'off del Palazzo Moresco, cioè tu sì. Dovresti mettere gli off ci stanno. No, se no si capisce che la musica che sta passando sotto lì all'esterno. No, quello lascialo perdere. Io ho dovuto lasciare prendere anche a cinema perché proprio non mi dava nulla. Mentre il viaggio l'ho fatto a cinema, la festa al paese, si è capito. Ce ne sentiamo un pezzettino. Attenzione prego. Signori, ha inizio lo spettacolo. Signori, ha inizio lo spettacolo. Attiguo a casa sua stava un palazzo moresco denunciato dal salmastro, orientale come un riflesso sbiadito, scrustato sotto le volte degli archi e sulle cupole, abitato l'inverno da cristiani comodi che nell'estate pagana cedevano le due ali sul mare per non morire di fame. Proclamata la fine dello stato d'assedio, quel palazzo sarebbe diventato il quartier generale dei turchi che di tra le viole del cielo assolato avevano ammainato le mezze lune. Quella costruzione era un sunto di storia, oppure no? Era il suo carnefice convertito proprio quando toccava a lui, 500 anni fa. Le esecuzioni degli 800 e più martiri
ebbero luogo in un campo di grano e quei coloni inturbantati mietarono spighe d'oro ingemmate in cinabro, impazziti all'incanto di quella miniera di fede. In quell'occasione egli pensò che sarebbe stato facile incontrarsi un'ultima volta. Era un santo a pregarla, perciò le aveva scritto: vieni, stavolta è grave. E la risposta di lei fu: stai tranquillo, ora non posso davvero, vedrai che tutto andrà bene. Posò il capo su un sasso e la sognò. Si ridestò che non l'avevano ancora decapitato. Guardò in alto, cercando il suo carnefice, e lo trovò crocifisso. Poi gli dissero di levarsi e andarsene. Lui non aveva osato insistere. Lo avevano umiliato, non c'è dubbio, ma l'avrebbe rivista. Se fosse stato vero il palazzo Moresco, sarebbe anche vero oggi che le sue ossa figurerebbero sui velluti rossi nella cripta della cattedrale di Otranto, incastrate tuttora nel prodigio che le vuole ancora rivestite di carne dopo tanto, come in quell'altro tutto suo miracolo che dopo tutto la pensava ancora. Stava immobile, come nell'urna perduta, ma a differenza degli altri martiri, oltre ai pezzi di fegato, alle membrane, ai tendini, aveva conservato gli occhi. Proprio qui gli appariva Santa Margherita. Il terrore di lui lo guadagnava a terrazze, quando l'immagine della santa, dolcissima, girava per la stanza come trainata su cuscinetti a sfera, strapazzata dalla fede dei devoti, tutti miracolati, e gli ripeteva come un disco incantato in un'articolazione celeste di perfidia: ti perdono, ti perdono. Allora qui cominciava lo scandalo. Lui prendeva tutto il denaro che era in casa e lo buttava dalla finestra. E la banda suonava Amado mio, suonava per lui cui non restava ormai che il tentativo dell'indecenza. Si svestiva e completamente nudo dava in escandescenze in Versace. A questo punto la santa non era più in piedi, era a letto tra le lenzuola coperta fino al collo e fumava sfogliando una rivista femminile. E fuori era giorno col sole alto, inutile avere spento la luce. Si arrestò rassicurando ansimante: non è successo niente. Cercò il balcone, gli occhi chiusi dai lividi, frugando tra le feritoie luminose, e tentò le saliscendi con la forza che gli restava. Finalmente spalancò l'uscio e si trovò inondato dal sole. Chiuse gli occhi, si ricordò dell'altezza. Quasi un primo piano, scavalcò il parapetto, abbracciandovisi forte, fingendo di chiamare aiuto, e si lasciò andare giù, nella strada. Cadde seduto, ma dolorosamente. Non riuscì a ricordare
ma non era escluso nella sua memoria. 5 secoli fa proprio lui stava tentando il turismo a collaborare all'allestimento di una sacra rappresentazione da lui diretta durante l'occupazione turca. Gli enti pubblici, a ragione distratti e impegnati a seppellire i morti, allora Otranto non era stata ancora espugnata, gli avevano fatto capire l'assurdità della manifestazione e l'impossibilità conseguente di stornare denaro da una cassa oramai destinata all'ufficialità luttuosa di quell'evento. C'era poco da sperimentare. Bisognava seppellire il possibile. L'impossibile avrebbe potuto lui, se intendeva persistere a predicarlo a Venezia, che tra l'altro non si risolveva a intervenire. Via della Peratella, 51, Roma. Dopo quello che ho fatto. Codice dove si volgere, se tutto l'indice dove si leggere, con un equivoco, con un sinonimo, qualche garbuglio si troverà. Se tutto il codice dove si volgere, se tutto l'indice dove si leggere, con un equivoco, con un sinonimo, qualche garbuglio si troverà. Qualche garbuglio si troverà. Lo vogliamo fare per le sedie? Gli aveva chiesto l'assessore. Carmelo, bene, lo vogliamo fare per le sedie. Gli aveva chiesto l'assessore, e allora qui, davanti a una muraglia, e gli aveva spiegato l'eventualità commerciale della sua messa in scena. Dal momento che la città era indifesa, reagire all'assedio turco, illudersi di organizzarla, era follia. Si doveva, secondo lui, prodigarsi a improvvisare nei singoli un qualche gusto estetico, non importava quale, recitando a una platea di condannati con disimpegnato furore, una qualunque parabola senza principi, esaltante il dubbio e la vigliaccheria, se necessario, proponendo un ultimo rispetto di se stessi, l'eccezione come sola possibilità collettiva, una preparazione spirituale alla resa, se non si voleva farne dei martiri. Esaminassero meglio gli enti pubblici, avanti di rifiutare una collaborazione determinante al suo teatro, si documentassero. Irreparabile sarebbe stato l'errore se avessero deciso di non sovvenzionarlo, interpretando a sproposito la documentazione dei suoi spettacoli passati. Tutto un album di recensioni negative. Lo vogliamo fare per le sedie. Riflettendo a più agio, avrebbero scoperto quanto allora egli avesse minacciato la pace, come avesse attentato a un operare lieto, certosino, inquietando nel dolce, privato pompeiano del sonno. Meditassero alla sua onestà, concludessero. Costui non ha taciuto i suoi insuccessi, che d'altra parte noi da tempo ormai compresi delle cose urbane ignoravamo. Quest'uomo ci ha esibito il suo deficit allo scopo di incoraggiare il nostro intervento. Il nostro ministero è impotente. Non è più questione di organizzare. Faremmo il gioco turco. Abbiamo letto il copione, senz'altro qualunquista, inconcludente, acritico. Un testo che censureremo dopo,
forse vivremo una volta scongiurato l'eccidio. Ma quest'oggi è un dovere propagandare l'incoscienza. Questo attore si vanta di non essere bravo, si professa cretino addirittura, si promette capace di ricondurre la cristianità collettiva alla irresponsabilità personale. Che sarà di Otranto? Appunto. Chi difenderà le mura? Nessuno. Ve l'immaginate i turchi sfondare una porta aperta? Entreranno, non troveranno una fede da castigare, si ridurranno a vagabondare per le vie del centro, turisti alla ricerca di quanto avrebbero dovuto fare, perduti a sera tra le inesattezze della loro storia, finché scandalizzati dai prezzi se ne andranno, contravvenendo ai termini della crociera, una stagione estiva come un'altra. Ma vogliamo fare lo spettacolo perché sei lì. Se intendevano rifare quanto avevano già fatto a Otranto 500 anni fa, sbagliavano di grosso. Meglio dunque, senz'altro più profittevole, almeno più doveroso, sarebbe stato parlamentare con l'ambasciatore turco dall'altro balcone, quello sul mare. Fortuna anzi che si era alzato presto. Anzi era inutile parlamentare, tanto lui il turco non lo parlava, e quando anche perché addivenire a un compromesso? Se era vero anche di un quinto il danno recato allora, perché accomodare oggi una situazione che aveva in mano? Entrò in cucina e stava per affrontare l'anticamera, ma lo sguardo gli urtò nel calendario appeso all'angolo, un calendario ecclesiastico davvero aggiornato. Il cuore gli prese a correre perché non c'erano dubbi, era quello il giorno in cui i vescovi avrebbero dovuto riunirsi proprio a casa sua per decidere la sua santità. Sono secoli che aspetto, meglio aspettare anche un anno in cucina, se no chissà quando se ne riparla. Ecco presso poco quel che avrebbe pensato un altro in quel frangente. L'esperimento era delicato, i santi erano sempre tutti morti allorché se ne esaminava la grazia. Lui invece era vivo più che mai, se non altro il pudore di assentarsi in quella occasione, per pudore almeno avrebbe dovuto farlo. Doveva aspettare fuori. Lo avrebbero fatto santo, pioveva sempre più. Lo avrebbero fatto santo, lui che voleva diventare cretino. E invero tutti i santi avevano abbandonato le province per leccare gli ori del trono pontificio, magari col pretesto di sputarci su. Dio ti vede da bambino, un avvertimento, e poi crescendo, se lo vengono a sapere, lo avrebbero fatto santo. Erano venuti a saperlo. Bisognava fermare quel concilio, scusarsi, spiegare a quei padri che c'era stato un equivoco e magari non gli avrebbero creduto. Avrebbero scambiata una siffatta rivelazione per un'ennesima prova d'umiltà nella grazia, lo avrebbero trasferito a Roma. Bisognava fermare quel concilio, pioveva sempre a dirotto. Forse si era sbagliato sulla data e aveva perciò deciso di figurarsi oggi questo evento.
ma che mutava, sarebbe stato domani comunque. Bisognava affrontarlo, evitarlo. Era fradicio d'acqua. In realtà cercava una soluzione, fingendosi in attesa. Ma sì, si adirava. Tutto il concilio se l'era inventato per non entrare in casa. Aveva paura di quel suo balcone. Si decise per l'irruzione. In un attimo fu in camera sua. Inutile descriverne lo scandalo. Nulla distinse, fuorché candele ardenti sopra un rosso altare. Si aprì un barco fra l'oro e l'argento fino al tavolo, si impadronì del suo diario e lo chiuse a chiave nell'armadio. Equivoco d'una prova d'umiltà tale quale lo aveva sospettato quando si fu voltato, quei sacerdoti erano tutti prostrati ai piedi suoi. Non c'era dubbio, lo avevano fatto santo. Già l'immunità lo infastidiva, come quando si buttava dal balcone senza conseguenze, ma stavolta era eterno. Avrebbe voluto trovare un modo di reagire, una trovata che equivalesse a dire che gliel'avrebbe fatta vedere lui. Sempre arrancando tra il rosso argento e oro, si mise in piedi sul tavolo e improvvisò una danza sfrenata. I vescovi si segnavano. Egli prese a insultarli in forma oscena e quei padri, notando quanta polvere quel santo obbligasse il proprio orgoglio, si castigavano anch'essi rimandando gli insulti innominabili. Era ormai una piazzata, questo piangeva, non me lo dovevano fare, distavano anche l'indecenza, tanto era irremovibile la loro fede. Si provò a volare dal piano del tavolo al letto, non toccò la sponda e cadde riverso. Reverendi signori, qui c'è un tazzo d'equivoco, non finisce mai! Io non sono un santo! Questa è modesta, aspetta, però come è modesta, tu. Oh. Non è santo, non bestemmia, chi è santo non bestemmia, sono bestemmia, che santo è! Non me ne importa niente! Adorem, non potete essere un equivoco, c'è tutto uno sbaglio, c'è tutto un equivoco! Signori, c'è tutto un equivoco, non sono un santo! Cominciava un assedio, un altro, e il paese tutto bianco si industriava ad affrontarlo. Questo assedio sarebbe durato anche di più. L'ufficio di igiene aveva senz'altro comunicato che il paese non si sarebbe arreso finché l'ultima cantina non fosse stata tutta rimbiancata e in ordine, tutto da capo e presto, e quando anche tutto fosse stato diligentemente affrontato, quell'assedio avrebbe comunque avuto termine una volta consumata la campagna insetticida che il comune aveva giurato. Il popolo era tuttavia stanco e prostrato, anche se impreparato ancora, avrebbe volentieri aperto le porte del paese agli infedeli, se nonché dimorato degli enti pubblici, si rassegnava a proseguire i lavori comandati dall'azienda autonoma del turismo, augurandosi la capitolazione. Ti perdono.
ti perdono, 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 ti perdono. Era stanco, dormiva a bocca aperta, come un cretino. Sarebbe stato felice di saperlo. Le notti le avrebbe trascorse a mirarsi dormire. Vivere e in fondo assistere a una disgrazia, a una festa, ma solamente assistere, coinvolti fino a un certo punto, testimoni al massimo, e non più. Basta togliere l'aria, non contare più sui muscoli, non camminare perché si hanno le gambe, volare, assistere, assistere con tutta l'anima, appassionarsi come a un caso altrui, vergognarsi dei propri problemi, indulgere, essere buoni con se stessi, dove è un carcere, liberare una farfalla, ucciderne una invece di andarsene, volare, dormire, volare addormentati, per amare senza essere amati o anche riamati, decidere soprattutto quando non dipende da noi e se dipende da noi, ubbidire, dormire comunque o semplicemente tradire. In certi meriggi lasciava la casa e il borgo e s'avviava al mare, ma non per i viottoli. Attraversava i campi di stoppie e di spine, non si sa quanto debole o insensato. Si incantava sulle lumache, la brezza gli passava accanto come una ragazza spettinata in quelle ore morte, insperata. Ricordo in fogliame di platani e ippocastani, carrube, miele selvatico, latte. Figlia del mattino e della sera, incredibile, felice, aria, nel senso di musica, in colore, come la vita beata, vissuta solo perché se ne parla o se ne è parlato, impossibile.
Gli passava accanto senza un motivo preciso, soffiando involontaria sulle ali delle farfalle morte, invisibile come l'oro e la calura dentro lo smeraldo del mare. E lui, incantato come una creta, vestito appena come dipinta chissà quando, con dentro ancora il suo sangue caldo, come in un miracolo ignorato, forse un'anfora ancora di vino abbandonata nella sterpaglia da antichissimi contadini ateniesi in un giorno di festa, dove erano platani e ippocastani e pergolati di porpora e di ombra, e non c'era ancora la sterpaglia, oggi felicità della fatica spinosa, molto più dell'amnesia di quella sua fatica, della felicità. Io non posso rinunciare a perderti, come non posso perderti, Margherita. Era questa umiliazione dello scoramento, il volto più benevolo e pietoso del suo fallimento, che gli tarpava un'ala e l'altra no, un'ala alla sua estasi, come quando si zoppica volando e l'altra attiva è solamente l'ala della perseveranza. Ma oh, le epifanie incredibili, santi, che videro il proprio stupore riflessi dentro i vetri dei mosaici più affollati, documentati per chi è vivi, a venire. Madonne, per cui avevano posato i loro sogni di donna veramente sognata, cui ridesti avevano pensato e mai promesso: io con te voglio vivere sempre. Rose bronze, profumate d'incenso, senza lo scampo d'un riferimento, indicibili come la vita fatta rito, come la festa quando era allegra, addormentati pregando di dormire, sognando il sonno stesso che pregavano, frati che il giorno sfaccendavano in un porcile e la notte volavano, evidenti quanto la fede, perché credenti soltanto ai propri occhi, senza palpebre, estasi, cretini non per un momento, capaci di risuscitare un morto e non di uccidere una mosca, incapaci per sempre di un pettegolezzo, decisissimi al miracolo pur di non darti un'informazione. Dio, Dio, è fatto di due nomi, il nome di Dio, non è così dei santi, il loro nome è fatto di due attributi, pensò al suo nome e cognome. Non basta certamente a farti santo, ma è sufficiente a rincretinirti. Ci sono cretini che hanno visto la Madonna e ci sono cretini che non hanno visto la Madonna. Io sono un cretino che la Madonna non l'ha vista mai. Tutto consiste in questo: vedere la Madonna o non vederla. San Giuseppe da Copertino, guardiano di porci, si faceva le ali frequentando la propria maldestrezza e le notti in preghiera si guadagnava gli altari della Vergine, a bocca aperta, volando. I cretini che vedono la Madonna hanno ali improvvise, sanno anche volare e riposare a terra come una piuma. I cretini che la Madonna non la vedono non hanno le ali, negati al volo, eppure volano lo stesso, e invece di posare ricadono come se un tale, avendo i piombi alle caviglie e volendo disfarsene, decide di tagliarsi i piedi e si trascina verso la salvezza tra lo scherno dei guardiani, fidenti a ragione nell'emorragia imminente che lo fermerà. Ma quelli che vedono non vedono quello che vedono, quelli che volano sono essi stessi. Il volo, chi vola, non si sa, un siffatto miracolo li annienta. Più che vedere la Madonna, sono loro la Madonna che vedono. È l'estasi questa paradossale identità demenziale che svuota l'orante del suo soggetto e in cambio lo illude nella oggettivazione di sé dentro un altro oggetto. Tutto quanto è diverso, è Dio. Se vuoi stringere, sei tu l'amplesso. Quando baci, la bocca sei tu. Divina è l'illusione.
Questo è un santo. Così è di tutti i santi, fondamentalmente impreparati, anzi negati. Gli altari muovono verso di loro, macchinati dall'ebetismo della loro psicosi o da forze telluriche equilibranti. Ma questo è escluso. È così che un santo perde se stesso. Tramite l'idiozia incontrollata, un altare comincia dove finisce la misura. Essere santi è perdere il controllo, rinunciare al peso, e il peso è organizzare la propria dimensione. Dove è passata una strega, passerà una fata. Se a frate Asino avessero regalato una mela, metà verde, metà rossa, per metà avvelenata, lui, che aveva le mani di burro, l'avrebbe perduta di mano. Lui non poteva perdersi o salvarsi, perché senza intenzione, inetto, chi non ha mai pensato alla morte è forse immortale. È così che si vede la Madonna. Ma i cretini che vedono la Madonna non la vedono, come due occhi che fissano due occhi attraverso un muro. Miracolo è la trasparenza, sacramento è questa demenza, perché una fede accecante li ha sbarrati, questi occhi, ha mutato gli strati, erano di pietra gli strati, li ha mutati in veli, e gli occhi hanno visto la vista, uno sguardo. O l'uomo è così cieco, oppure Dio è oggettivo. I cretini che vedono, vedono in una visione se stessi, con le varianti che la fede apporta. Se vermi si rivedono farfalle, se pozzanghere nuvole, se mare cielo. E dinanzi a questo alter ego si inginocchiano come davanti a Dio, si confessano a un secondo peccato divino, e tutto quanto inconsciamente hanno imparato di sé, hanno visto la Madonna. Santi. I cretini che non hanno visto la Madonna hanno orrore di sé, cercano altrove, nel prossimo, nelle donne, i convenevoli del quotidiano fatti preghiere, e questo porta a miriadi di altari. Passionisti della comunicativa non portano Dio agli altri per ricavare se stessi, ma se stessi agli altri per ricavare Dio. L'umiltà è condizio prima. I nostri contemporanei sono stupidi, ma prostrarsi ai piedi dei più stupidi di essi significa pregare. Si prega così oggi, come sempre. Frequentare i più dotati non vuol dire accostarsi all'assoluto comunque. Essere il più gentile dei più gentili. Essere finalmente il più cretino. Religione è una parola antica. Al momento chiamiamola educazione. Sei tornato. Che bello. Che ci sei? Sei tornato. Adesso. Fonda! Oh, che cosa ti fai? Vai da cagna, vai. Sì. Non è.
C'erano lettere che non spediva, parole in preghiera che l'ingratitudine di un rimedio finale avrebbe annientato. Doveva esserci in quegli inediti una necessità così facile a esaudirsi e perciò trascurabile, contraccambiata mai, nemmeno dall'amore del suo amore che lo aveva riaperto a due pensieri o vuoi richiuso in una sola forza dicendo vengo senza questa mia o con questa mia resto qui. Doveva rileggere quelle lettere. Intervenire, entrando anche dalla porta del bagno, qualcuno magari che tenesse anche lui in particolare a quei documenti, per amore o per far fortuna, qualcuno che potesse tramutarli in denaro. Mi sono deciso a pubblicare. Conoscete il mestiere? Conoscete il mestiere, avete istinto, volete pubblicare quelle lettere, non vi scusate, vi credevo morto, siete vivo, non so se avrà successo, ma che importa, non li faremo mai più i soldi, ma le spese bisogna rifarle, sapete bene che non è una regola anticipare il denaro agli esordienti, pazienza, ci consoliamo con la qualità. Non vi scusate, vi credevo morto, siete vivo. Non so se avrà successo, ma che importa, non li faremo mai più i soldi. Ma le spese bisogna rifarle. Sapete bene che non è una regola anticipare il denaro agli esordienti. Pazienza, ci consoliamo con la qualità. Il romanzo epistolare è finito. Mi direte che non è il vostro caso, il nostro caso, se mi permettete, che le vostre lettere non sono indirizzate a nessuno. Se è così, se scrivete a nessuno, tanto vale commuovere il pubblico. Se voi le scrivete e io le pubblico, il rapporto più vero è fra noi due e dal momento che non potrò rispondervi perché faccio un altro mestiere, lasciate almeno che vi suggerisca, senza perciò intaccare il nostro amore, la maniera di rifare le spese. Sarebbe bello affrancarsi dalla schiavitù del mercato. Tirarne quattro copie numerate, voi le scrivereste per nessuno ed io le pubblicherei tutte per me. Ma non posso stiparmi la casa. Dobbiamo vendere, se no mi metto a scrivere anch'io e allora fra noi due sarebbe finita. Voi non volete che finisca, è vero? Nel vostro genio io credo. Dovete scrivermi più spesso. Scrivetemi, vi prometto tutto il passivo. Non è vero che mi scriverete. Nel vostro genio io concedete questo ballo. Mi scriverete tutti i giorni, è vero?
Com'è volato il tempo! Il tempo è volato! È tempo che io vada! Scrivetemi! È stato bello! Vi prometto tutto ripassivo! Non è vero che mi scriverete! Mi concedete questo ballo? Scrivetemi! È stato bello! No? Attenzione, prego. Signori, ha inizio il secondo tempo. Signori, ha inizio il secondo tempo. Pronti, dai. Vuole l'acqua? No, ancora no, non era tanto caldo. Non bolle? Come non bolle? Non bolle. Signora, sto parlando. Apri un po', vedi se è pronto. No, no, è meglio non aprire, signora, quel po' di vapore. Dai, vai, vai, che è tardi. Corpo un compito sbagliato, segnato d'errori a matita rossa, ascritti da un maestro elementare a distrazione o furia nel trascrivere, da salvare perché in tema, come in campo, vivente ancora in tempo, lo dimostrava tutto quel bianco ancora disponibile sulla sua bella pelle, se poi domani non diventava blu. Al momento no, perché non basta questo tempo accordato. I pervertiti dicono che è scritto, ma che importa se rileggono gli angeli. Vuoi? Ti cambio le bende. Stasera stai con me, eh? Facciamo un po' di musica. Piano piano. Vuoi? Vieni, ti porto a vedere il mare, eh? E tu credi che una donna mortale possa amarti così? Per te, per te! Ho lasciato un paradiso! Ehi, Zoccolo, Zoccolo, una margherita, vieni, margherita. Rita, vieni, senti, senti. Margherita, senti, perdonami, lo so, è ridicolo quanto sto per chiederti, a te ci vuole un miracolo, a lei basterebbe prendere un treno. Te lo chiedo per amore, capito? Senti. Devi essere lei che si è pentita, sì, come prima che ti facessero santa, hai capito? O fingi di prendere un accelerato, non venire volando alla mia porta, capito? Tu non ci sei mai stata, quindi prenderai un calesse, un'auto pubblica, un tassi se lo trovi da quelle parti, ma è difficile, comunque prova. Più incerto che volare, capito? Sì, devi pregare il cocchiere d'andare ad agio, intenerita per il cavallo, ricordati, sì, lei amava le bestie, allora se poi il bravo uomo frusta l'animale, tu dici, se veleno quello frusta, maltrattamento alla bestia, ehi, bravo uomo, che modi sono, sì, ma la povera bestia, non si può dare al cocchiere, l'animale siete voi, e gli dai dall'animale al cocchiere, questo sì, diamo la protezione degli animali, sì, capito? Sempre molto secca e decisa, senti, no, qui devi cambiare, da ora
Devi cambiare rosso alle gote, sì. Rose bianche, se devi somigliarle. Lei soffriva di fegato, quindi era anemica. Devi essere più anemica, no? Non così floreale, così colorata. Quello mai, no, no, non ti devi mai, anzi, astenere dal criticare l'eccesso delle mie bende, come dire. Non sei cambiata. Sì, a me, capito? Sempre così intransigente, così. Non sei proprio. Non sei cambiato. Davvero non sei cambiato. Va bene, non provare troppo, se proviamo troppo, vabbè, poi viene male la sceneggiata. Ascolta, andiamo avanti, senti. Bene, così. Qui si fa un gioco, attenta, siccome tu non sai stare zitto un momento solo, capito? Se, quando entri, da dove entri tu, se ne quando vieni volando, ma anche col calessa, dal viotto, con il cancelletto piccolo, si vede una palma, se ne vede una sola. Ora, quando io scrivevo a lei, a suo tempo, le promettevo due palme, dico, cara, qui c'è due palme, sembra un buffet magnifico, vedessi così un paesaggio molto esotico, cielo e mare, capito? L'etereo velo, poi c'è gli uccelletti che volano, una mattina una festa, se tu ne vedessi una, per esempio, perché ora... Come se ne vede? Eh sì, perché ne è rimasta una, ora, per forza. Tu vedendone una, dici, dove ti scappasse detto, dov'è l'altra palma, eh? Cioè, teniamo le promesse, conti, capito? Dov'è l'altra palma? Oh, mi guardi male qua, dici che cazzo ne hai fatto della palma, capito? Dov'è l'altra palma? No, dov'è l'altra palma? Nel giardino così un po' squallido. Io dico, cara, io subito corro a giustificarmi, corro la pezza d'appoggio, capito? Dico, no, guarda, lei sai che sapessi, c'erano tanti di quegli uccelli, ma tanti passeri, era bellissimo, una festa, il vicinato, vero? No? Quello è impazzesco. Che casino, che bel basta, è un bordello qui, è un'indecenza con tutti questi uccelli, non ce ne può più, si tagli, mi sembra da tagliarla, la vogliamo tagliare o non la vogliamo tagliare? È una minaccia così, insomma, l'hanno tagliata. Oh. Appena tu senti la parola tagliata, non te ne devi dire a stare così, no? Tagliata, oh, come se l'avessi tagliata io, capisci? L'attina. Lei amava anche i fiori, oltre agli animali, tagliata. Non ai fiori, sì. Tagliata. Qui fai ci vuole di più, ci vuole un profondo disprezzo per il condominio. Condominio! Quello è il sottotesto, il condominio, come se fosse il condominio, tu ce l'hai con me, capito? No. Viene bene se pensi al condominio. Basta. Margherita, devi procurarti una boccetta di sangue. Sì, capito? Una boccetta di sangue. Sangue cinema, sì. Fa impressione. E vabbè, tu non ne hai. A un certo punto, scendendo dal calesse, magari mentre tu scendi, ti vengo a ricevere al cancello, va bene? No, avessi a produrti un graffio per rendere più attendibile un po' l'evento della scena notturna, quindi chiaro di luna, eccetera. Io mi precipitando, mi dico, cara, che cazzo è successo? Che... Mi cambi le vene? Mi stai facendo incasinare, capito? Che è stato? Ti sei fatto male? Ti medico, aspetta, io corro. Tu mi vai, cerco l'alcol, le cose. No, tu te ne strafotti, lei se ne strafotti, capito? Devi dire all'autonoma, lascia stare, faccio da me, dov'è l'alcol? Però così deve essere. Quando arrivi aspetta. Ancora questa però facciamo mattina, se no questa non è. Come viene via? Lascia stare. Faccio da me. Dov'è? Dov'è? Senta gesti, lavori, era una. Ma io non farò per farle vedere. Dov'è l'alcol? Domanda di me, perché tu non conosci l'indirizzo, il numero civico a un vicino, una guardia, una nottola, qualcuno che trovi là di strada, ma il maestro, scusi, dove abita? Devi dire maestro, sì, al paese, se no non capiscono chi sono, sbagli l'indirizzo, chissà cosa succede. Allora io ti verrò incontro, mi chiami dal cancelletto, io ti verrò incontro col più giovane dei miei discepoli. Ho dei discepoli, ce l'ho pazienza, me li tengo, capito? A questo punto quindi, entriamo dentro, devi darmi sempre notizie di nostro figlio. Sì, anche se tu sei sterile, sì, anche se nella citazione avrò invece dimenticato io di chiedertela, dici come a dire, sempre accusandomi, capito? Perché lei sempre ce l'aveva fatto. Ah, non mi domandi del bambino, Non mi domandi del bambino, niente. È già perfetto così, se viene così è fatta, hai capito? Ecco. Rita, a te piace giocare alle carte? Lei si schifava proprio, quando qualche volta non sapendo che fare, perché non facevamo mai niente, si gioca a carte. Lei rispondeva, sai cosa? A carte ci giochi tu e il morto, sempre, non c'è stato mai. La luce, non accendere mai la luce, mai, perché faceva male a tutti e due, mi ricorderai che devi alzarti presto, che sei venuta a prendere un po' di sole. Oh, perdonami se ogni tanto io ti pesto un piede, così, hai capito? Scusa, questo è per richiamarti alla parte, hai capito? Un attimo, vai, dai, sì. Io sto qua, dai.
è chiusa la porta, come fai a entrare se la porta è chiusa? Io devo dire. Aspetta! Riesci fuori! È chiusa! Io, oh, ora l'ho aperto, dammi la mano! Notizie di nostro figlio, nostro figlio! La scena delle palme, le puttanone! Prendi il sangue, mi sono fatta male, i medici, per favore! No, le palme! Basta con queste palme, basta! Il bambino! Non voglio di incontrare. No! È un giorno di R. Che vuoi mai rappresenti questa tua perversione fuori d'una probabilità onomatopeica? Non è facendo il furbo che diventerai un cretino. Mandale via, si gioca a noi. Lasciava fare quelle due, lui che aveva un amico così, un amante così. Deve tornare. Tutto il santo giorno che mi fa bestemmiare. Ma lei faceva del suo orgoglio un frate, che in sulle prime lo strapazzava, e a un tratto poi, umiliato, se ne tornava non sapeva dove. E poi perché i frati cucinano bene. Quando torna stavolta il padre, rientrando. Padre, stamattina, padre! Stamane, padre, dovete lasciarmi perdere! Ti lascio perdere, dove andare? Non ti faccio niente! Levali i capelli, padre! Alzali i capelli in piedi! Mi fai rimaggiù, no! Non vado in bestia! No, non vado in bestia, ma tu lo sai, quando ti vedo fuori dalla grazia, divento una iena. Devi dirmi tutto, hai capito? Tutto, anche se poi ti frusterò. Ecco, se ti facessi questo, per esempio, vedi, se... Allora avresti tutto il motivo di temermi, ma io questo non te lo faccio. Ecco, non te lo faccio. Fammi, mi fate paura quest'oggi, sono in piedi. Sai, sono allegro oggi. Sarà questo tempaccio. E poi anche perché mi dirai tutto quando saremo al caffè. Si fa un gioco, eh? Vuoi?
si fa un gioco così per lavorare in letizia. Un gioco, guarda che bello, guarda che bello, certo, capite? Quando parlo io tu non mi devi mai interrompere, oh, e mi devi fare sempre bestemmiare o il canto giorno, ma bene, oh, giù le mani, giù le mani, oh, monello, oh, il gioco domani. Le puttane! Devi lasciarle perdere! No, madre! Non è una puttana, padre! È soltanto una bambina! Oddio, dove è andata? Non si dice, bambino! Se fosse lasciare in moglie un colpo. Oh, guarda, un giorno o l'altro, se segui di questo passo, un giorno o l'altro ti piango e me ne vado, sai. E allora sarà peggio, allora non ti resterà che assomigliarmi. E invece no, io mangio. Che brutta parola assomigliarsi, tu mangi, che brutta parola. Noi mangiamo, la gente come noi si coniuga, non si declina. Togliti di mezzo, dammi la palla. Fammi passare, ma che t'ha preso? Padre, perché mi baci le mani? Vuoi farmi lampeggio, padre? Alza in piedi! Mangiamo stasera! Oh, vieni qua. T'ho preparato una bella serata, sai? Sì, stasera è luna piena, questo acquazzone passerà. E quando si saranno diradate tutte queste nuvolacce, vero? Farai un giretto in barca, vero? Farai un giretto in barca con la santa. Non mi piace! Ho da fare! Non mi piace! Cosa che non ti piace, ingrato che non sei altro, quella santa è una donna, poi solamente con quanto risparmi al telefono, tu ti ha curato un sacco di malattie. No, guarito padre, guarito e non curato, è diverso, nella sua s'annoia, il solo modo per lei di perdersi è quello di perdere il suo tempo con me, eppure mi sa tanto che morirò tra qualche giorno, o addirittura che sarò bene. In entrambi i casi sarà finita. Se morirò non le permetteranno di resuscitarmi. Se sopravvivo si disamorerà. Vedi. Tu piano piano vuoi portarmi a riconoscere come preordinato dal cielo l'incontro con quella sguattera. Vuoi uscirci a cavallo la notte parlandole di te. Va, farete un bagno d'amore. Lei non ci capirà naturalmente, ma tu sei, assomigli a qualcuno in pericolo che non ce la farà. Ma io vado, vedi, ma ci voglio le mie chiavi. Ti buscherai un'infezione, ma ti va un affrettato, Annui piangendo. Devi dirmi tutto, hai capito? Guarda me, no, vedi, non ci penso alle serve, io, ecco. Oh, padre, io sono tuttora devotamente inginocchiato davanti a me stesso e di giorno nel sonno, nel sogno, nella veglia mi chiedo, mi domando, ti basta una serva. Basta e avanza una serva. E se no c'è il garzone del fornaio, e quand'anche costui durasse poco, c'è il fornaio in persona. Non ha detto questa sera, non ci vado io al tuo posto a fare quel giretto in barca con la santa. Anche perché mi piace fare il porco un tantino più di te. Vero, un bel pollino, ti va. Una ricetta invidiabile, si tramutano i demoni in maiali e poi si mangiano. Grazie padre, non mi ringraziare, ma dammi invece una mano a rifarmi il trucco che stasera al tuo posto voglio essere bello, perdi. Io ci vedo e mi copro due graffi sulle gote. Così. Pettinato, è vero. Che peccato che tu non mi possa vedere. Fermo. Ho
una bocca che tu, pur capace di tutto, non sei mai riuscito a baciare. Mi manca un dettaglio, solo un dettaglio. Vedessi quanto sei ridicolo con questo segno nero sulla fronte. Lascia fare a me, faccio io. Con tutto il tuo rigore, se non ci fossi io a truccarti, saresti morto di fame a quest'ora. Ti conviene rompere tutto quando poi ti ci vuole tanto tempo a truccarti. Visto che parli tanto, stasera esci così. Che c'è ora? Come mai non sei pronto? Era per stasera, è vero? No, signora, non sono io, no. Lui è di là, è malato, si sente poco bene, o il medico ha detto... Medico? Oh, immobilità. Ah, potete andare, bravo uomo. Come vedete, ho fatto bene a venire, lo guarirò in un attimo. Cos'è che ti fa male? Signora, io sto bene, è lui che non sta bene. Io spero solo che tu possa morire, vigliacco. Ho fermato un temporale perché tu potessi prendere un po' d'aria. O credi che questa pioggia abbia smesso da sé? Almeno, ditemi che ci sono io. Ripassate domani, signora, ripassate domani. Stronzo. Bocca aperta davanti alla sua urna, ignoranti assicuravano di saperla lunga, valutando, e quel tesoro ne era testimone, incalcolabile la ricchezza della chiesa. È una farsa di ossi e di pollo il mosaico di quelle reliquie. Sera alle 10 a casa mia. Come faccio a riconoscerti? Ti riconosco io, bambina mia. Stasera. Ma lei, poco più di una bambina, quella che aveva vista in mattinata denudarsi di fronte a lui invisibile, oh, com'era diverso tutto in lei. Questo qui con gli occhi, venite a vedere, questo è il colmo, con gli occhi ne inventano di tutte, poi chissà che c'è nascosto dietro, bestemmiava qualcuno dei visitatori. Ma lei piangeva. Cavaliere di un ordine misterioso, una volta decise l'avventura e spezzò la sua lancia da torneo per ricavarne una bacchetta magica da gettare nel lago. Disarmato e disarmante, si era messo a ruotare su se stesso. Era più che brandire una mascella d'asino. Fin da ragazzo un monaco gli aveva insegnato che non esiste l'ingiustizia o i nemici. Come tutto è una vasta pineta. Dorme. Cambiamo i fiori. Margherita, o tu allora eri un prato di camomilla quando dormiva a estate, l'ultima di lei, a meno che non sia comunque anche senza di me, di camomilla un prato sonno che dolce d'un'estate giunonica, ventilata da un'ala d'emicrania e superata sempre, che la testa era l'ultima, ma anche l'ultima a cadere. Dormi, se avessi avuto più pazienza, dormi. La testa è mia, non la mia. È qui, nel reliquiario, nel sangue delle gocce dei petali più rossi, dei geranei più riusciti, nella cantina dove nulla va a male o illusione, o poi nella mia testa. Dormi. Quell'idiota ha creduto di andarsene. Se n'è andato e gli piacciono i fiori, non ha testa, ma lui la pensa sempre. Che non vivano insieme. Si è fermato in un prato di camomilla e papaveri e basta il pensiero. Dormi,
Non li raggiungeremo mai più, quei due a cavallo. Si fermeranno al tronco di lei che aspetta, o aspetta semplicemente dei fiori, cara, o tempo comunque, un mazzetto primavera nel collo, intanto questo, e poi verrà il restauro. Il nostro amore sarà color del fumo, preciso, artigianale, al riparo dalle inesattezze dell'arte. Firenze non fu mai una repubblica marinara. Tutto qui. Sorpreso di se stesso, si liberò di tutta la sua gloria, infilò un paio di calzoni a portata di mano, spalancati i vetri, si precipitò sul balcone. Era pazzo. Raccolse tutto il denaro, molto, che aveva in casa, in una borsa che assicurò la vita. Staccò dalla parete un'armatura di tutto ferro e se ne rivestì. Era lei. Vieni dentro. Come mai ci hai messo tanto a venire? Sei tutta bagnata, bambina mia. Hai freddo, è vero? Adesso via anche questo strato umido. Cammina un po', fatti vedere. Non voglio che tu prenda un raffreddore, sai. Lei era nuda e si lasciava accudire. Adesso ti sentirai un'altra. Tu non immagini quanto sia meglio starsene nudi per casa, soprattutto se fuori piove. Ora asciugami tu, ma con le mani, le disse. Lei esediva, poi, come attratta dalla pila dei piatti sporchi, si avvicinò al lavabo e cominciò a sguazzare con le mani nel sugo residuato in fondo alle scodelle. Non c'è acqua, ma che significa? Non è certo venuta qui a lavare i piatti. E le si accostò alle spalle, l'abbracciò tutta. E allora lei si chinò ancora di più, volenterosa, risoluta a lavarli con la lingua, i piatti. Piovosa, le arcate come rondini allineate, ali aperte, le bifore animate. Il palazzo moresco se ne va, rimpatria, dove sono altri stormi di follie. Sia autentica, incastrato in una via popolare di Tunisi, dimora inconsapevole a eccezionali vicende ordinarie. Se ne va, galleggiando sull'acqua, corroso dalle obiezioni occidentali, santuario vagante alla ricerca di sacerdoti sempre che lo inventino, incurante del pubblico africano. E dove toccherà la sponda oltremare, starà naturalmente, come non se ne fosse mai staccato, e i turchi lo abiteranno a poco prezzo. Dormi, cambiamo i fiori. Se non fossi un palazzo, mi crederebbero. Cinque secoli fa, a Otranto, ti sarebbe piaciuto morire. Oggi vorresti vivere, n'è vero. Questo tuo è un torneo truccato. Non contare mai più sui miei colori. Pensa piuttosto a pagarti il telefono. Questo lusso di sangue non ti si addice. E il male non sta qui, che tu credendomi una puttana abbia tentato di fare di me la tua ruffiana di fiducia. Che questo m'auguravo per te quando ti vidi la prima volta dal mio altare. Mi avrà accecata l'incenso. Il male sta nel povero ragazzo che sei. Tanto peggio per te se lo sai. Ma tu non sai pregare, non sai desiderare, né toccare. Vedi tutto e non puoi mutare niente. Ti piacerebbe venire con me. Non ti lasciano passare. È già tanto se mi tollerano.
ci resisto per meriti trascorsi. Ti ci vorrebbe intorno una barbarie. Fortune che non capitano più. No, no, signora, sì, signore, sì, signorina Margherita, no, signora, vi presento la mia signora, ecco. Sì, 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 signorina, sì, sì, signorina Margherita. Sì, signor Vito, vi presento la mia signora. Lassù, signorina, tra i gigli rossi del suo balcone, ci manco poco che la chiamasse. Signorina, signorina. Signorina! Signorina, signorina! Ci manco poco che la chiamasse. Signorina Margherita. Signorina. Che la chiamasse. Signorina! Signorina! Signorina Margherita! Abbiamo trasmesso Nostra Signora dei Turchi, di Carmelo Bene, dalla messa in scena al Teatro delle Arti di Roma dell'ottobre 1973, con Carmelo Bene, Lidia Mancinelli, Imelde Marani, Alfiero Vincenti. Regia teatrale di Carmelo Bene, adattamento e regia radiofonica di Piero Panza.